capacità di attrarre risorse e fornire servizi agli anziani, ai pensionati, e soprattutto sull'assistenza domiciliare. Vicepresidente Ricci, questo progetto chiamato Arzillamente si è rivelato davvero un'idea importante, tant'è che da progetto si trasforma adesso in servizio. Esattamente, 2 anni fa sicuramente non avremmo pensato che avremmo percorso questa strada, qualche volta anche in salita, però avremmo attratto anche in 3 anni 3 milioni di euro restituite tutte al territorio. Abbiamo veramente trattenuto come provincia per la gestione pochissimo, per cui abbiamo restituito agli enti locali, abbiamo restituito alle associazioni che si occupano di seguire persone affette da Alzheimer piuttosto che da Parkinson, di avere davvero la capacità prima di attrarre risorse con un progetto che era credibile, ma perché dentro c'erano gli assistenti sociali, perché c'erano i patronati, perché c'erano i sindacati, perché c'era la ASL, cioè c'erano tutti i soggetti che ruotano intorno all'assistenza, soprattutto perché c'era la famiglia, c'è la famiglia che ha necessità comunque di avere un aiuto. Tante volte ci è stato rimproverato, ma questo è un privilegio soltanto per chi è un dipendente pubblico. Però dobbiamo far chiarezza che è fondamentale. Un dipendente pubblico versa per la voce welfare nazionale lo 0,35 in busta paga. D'altra parte deve tornare come qualcosa come servizio. È vero che forse a questo punto rispetto a quello che viene versato ritorna nel nostro territorio abbastanza. Questo che cosa serve? Che se io lo trasformo in servizio e lo destino a non solo a pensionati INPDAP e oggi INPS, ma ex dipendenti pubblici, ma anche a figli di persone che magari non sono stati dipendenti pubblici, ma che hanno necessità di assistenza, il figlio può far domanda, oppure figli di dipendenti pubblici che hanno una grave disabilità o conviventi di dipendenti pubblici, davvero diventa la possibilità di attivare un circolo virtuoso che è attrarre risorse, liberare risorse dal fondo per la non autosufficienza che purtroppo è sempre più risicato. Ma noi abbiamo ampliato anche a servizi più leggeri facendo una riflessione con gli enti locali, e cioè quello che sono i pasti a domicilio piuttosto che il trasporto per ragazzi disabili piuttosto che la lavanderia a domicilio. Queste cose le abbiamo già dette. La novità grande è che dal progetto passa un servizio. A livello nazionale il nostro progetto rientra in questo circuito, quest'anno avrà da giugno 1.300.000 euro che sono però destinati a risorse che arriveranno direttamente all'interessato per quanto riguarda il contributo all'assistente, quindi alla badante oppure al familiare che assiste, oppure al ragazzo disabile che ha necessità di assistenza continuativa al convivente del dipendente pubblico. Poi ci sono tutti quei servizi aggiuntivi, più leggeri, che passeranno, prima di tutto arriveranno alla provincia, che poi gli darà agli enti locali che davvero erogano in maniera diretta all'interessato il servizio di cui ha necessità, magari più leggero. Quindi abbiamo coniugato queste due, diciamo così, buone prassi, che è quella di mettersi in rete, attrarre risorse, liberare risorse per garantire a una platea maggiore di persone che hanno necessità a fronte di una riduzione di risorse. Il dottor Giuseppe Conte, che a livello regionale per l'INPS segue questo settore, vorrei chiederle in cosa l'esperienza di Arezzo è stata utile per la proiezione nazionale poi di questo progetto. Il progetto di Arezzo è stato uno dei primi che è partito a livello nazionale sotto la denominazione Arzillamente, e sicuramente è stato da apripista per tutto il mondo dei servizi, diciamo così, leggeri o integrativi. Nel senso che abbatte i servizi fondamentali, quali possono essere l'assistente familiare. E il progetto di Arezzo è sempre caratterizzato per una gamba molto ampia di servizi accessori, molto utili alla persona, che hanno un grande ritorno in termini di prevenzione e magari hanno anche un buon costo, che in questi tempi non è male. Quindi è stato un modello e è stato recepito nel nuovo servizio assistenza domiciliare fornito dall'INPS, perché oltre a finanziare direttamente i servizi fondamentali si finanzia anche l'ente che eroga una serie di servizi accessori. Quindi è stato un modello a livello nazionale, siamo molto contenti come Toscana di aver portato questo contributo.